Siamo qui per parlare di cittadinanza. Quali sono i dati relativi? Allora, teniamo conto che l'anno scorso sono state presentate circa 1.400 domande in provincia di Bergamo e sono ancora aperte, quindi in attesa di risposta, all'incirca 6.000 domande. Considerando che 10 anni fa c'è stata la grande regolarizzazione del 2002 e quindi praticamente nel 2003 le persone hanno iniziato ad ottenere la residenza, nel 2013 ci sono passati ormai 10 anni previsti per legge per chiedere poi la cittadinanza. Quindi in previsione le domande di cittadinanza saranno sempre di più. La burocrazia è così difficile? Purtroppo sì, nel senso che io oggi magari maturo i 10 anni per poi inoltrare la domanda, ma poi prima di prestare giuramento e quindi di essere effettivamente cittadino italiano ne passano anche 5, anche 6, per cui ci si ritrova oggi con pratiche aperte nel 2007 che non hanno ancora ottenuto risposta. Quali invece sono le soluzioni per snellire questa burocrazia? Innanzitutto la carenza di personale nelle istituzioni che devono lavorare a queste procedure, a queste pratiche, che si ritrovano con personale risalente a anni e anni fa, quando il fenomeno della migrazione non era ancora così pregnante, così presente nel nostro territorio. Poi inoltre appunto uno snellimento nelle valutazioni delle situazioni, delle condizioni personali delle persone potrebbe facilitare una velocizzazione dei tempi.